Twitter è un social media un po' particolare, utilizzatissimo in alcuni ambienti, giornalistici e politici ad esempio, ma non è così diffuso. Infatti in Italia gli account più seguiti sono quelli giornalistici. È un social che difficilmente sarà la prima scelta per un'azienda B2B. Tuttavia, come sempre, il mio suggerimento è quello di iniziare a registrare e poi, una volta collezionati i dati, si potrà valutare e fare delle considerazioni per capire se e come utilizzarli. Segui il video fino alla fine perché è alla fine che potrai rispondere ad una delle domande che ti frullano in testa da un po'. In questo video vediamo come inserire il pixel di tracciamento di Twitter sul nostro sito. Vediamo in questo video come inserire il pixel di tracciamento sul nostro sito. Se non l'hai ancora fatto, ti suggerisco di vedere prima il video introduttivo sui pixel di tracciamento e poi anche quello su Facebook e su LinkedIn prima di vedere questo. Secondo alcune fonti che ti lascio in descrizione, Twitter avrebbe 1,3 miliardi di account, di cui però alla fine del primo trimestre del 2019 solo 330 milioni sono quelli attivi mensilmente. Ogni giorno vengono inviati oltre 500 milioni di tweet e circa il 9% degli utenti attivi utilizza Twitter quotidianamente. Nota che se hai un account nuovo, non potrai utilizzare da subito le funzionalità pubblicitarie. Nuovi account infatti sono inibiti a questa funzionalità per un certo periodo, fino a che non viene effettuata una revisione dal team di Twitter. Per poter essere ammessi al programma pubblicitario e quindi poter utilizzare il pixel di tracciamento, perché di fatto anche su Twitter il pixel è collegato all'account pubblicitario, gli account devono inoltre soddisfare altri requisiti. Altro link che ti lascio in descrizione per approfondire quali sono questi requisiti. Ancora una volta, esattamente come abbiamo fatto per Facebook e per LinkedIn, ora passiamo sul mio computer per procedere passo passo alla creazione del pixel di tracciamento. Ma prima andiamo su Ubenda ed aggiorniamo le nostre policy. Ok, sono sulla mia dashboard Ubenda ancora una volta. Andiamo a modificare le nostre policy per aggiungere i servizi nuovi di Twitter. E i tre servizi che ti suggerisco di aggiungere sono i tre servizi identificati dal simbolo pro. Come ho già specificato, per Facebook e per LinkedIn sono servizi relativi a funzionalità che non utilizzeremo immediatamente, perché non creeremo campagne pubblicitarie, ma è comunque opportuno aggiungerli. Salviamo e ancora una volta la nostra policy, è già aggiornata sul sito. Ti lascio il link al video di Facebook dove ti dimostro, ti faccio vedere che la policy è già aggiornata. A questo punto andiamo su Twitter e accediamo alla parte di Twitter Ads. Ora qui dobbiamo andare su strumenti, conversion tracking. Se non vedi questo menu è perché devi registrare prima una carta di credito e lo fai da questo menu. Ci sarà scritto aggiungi metodo di pagamento. Basta registrarla. Dopo averlo registrato si attiva immediatamente il menu strumenti. Non creiamo nessuna campagna, quindi non ti verrà addebitato alcun costo. Da strumenti diamo in conversion tracking. E da qui non bisogna fare granché se non cliccare questo link. E questo è già il codice che dobbiamo andare ad inserire. Ora, passiamo un attimo su Google Tag Manager e vediamo cosa ci mette a disposizione Google Tag Manager. Qui siamo all'interno del nostro container, aggiungiamo un nuovo tag. Come vedi, Twitter è uno dei servizi già supportati. Ci chiede il pixel ID, quindi andiamo a recuperare il pixel ID dal codice di monitoraggio che ci mette a disposizione. Il pixel ID è questo. Questi 5 caratteri. Quindi lo copiamo e lo incolliamo di qua.
Come trigger, come sempre, selezioniamo You Bend the Console Given, salviamo, accettiamo il nome di default, tu ovviamente puoi personalizzarlo se vuoi, pubblichiamo. E questo è quanto. L'informativa sulla privacy l'abbiamo già aggiornata, quindi è tutto ok. Proviamo ad accedere al nostro sito. Ora, per completare la procedura, creiamo un nuovo evento di conversione. Ad esempio, ancora tutti i visitatori. L'evento di conversione è una visita. Utilizziamo il tab universale, tutte le visite sul sito, lasciamo tutte queste impostazioni di default, accettiamo le condizioni, salviamo l'evento di conversione. Lui qui ci ripropone lo stesso tag, ma noi l'abbiamo già installato. A questo punto apriamo il nostro sito. Qualche click, qualche visita. Qui ci vorrà un po' di tempo prima che i dati si aggiornino. Quello che dovresti vedere dopo un po' di tempo è questo. Passo su un altro account, così ti faccio vedere. Ecco. Lo stato passa in monitoraggio perché sta ricevendo dei dati. Su Twitter non abbiamo l'analytics come abbiamo in Facebook o il web insight come abbiamo in LinkedIn. Gli analytics che ci dà Twitter sono gli analytics legati esclusivamente al nostro account, quindi possiamo vedere i nostri tweet, che interazione hanno con gli utenti, che tipo di utenti ci seguono, ma non c'è una parte che ci arricchisce i dati, diciamo, rispetto al sito web. Però questo non toglie che sia comunque utile raccogliere questo tipo di dati per essere pronti a gestire delle campagne eventualmente in futuro. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Domanda che potrebbe frullarti in testa: ma non è che tutti questi tag rallentano il mio sito? Non è che tutti questi pixel peggiorano le prestazioni del mio sito? Anche perché Google valuta tra i vari parametri per definire la classifica, quindi il posizionamento nel risultato di ricerca, anche la velocità del sito. Quindi un sito più lento può incidere sulle prestazioni, sul posizionamento del sito, la cosiddetta SEO. Ha degli impatti, ogni pixel ha un impatto, però questa è una risposta proprio ipergenerica. In realtà, se utilizzi Google Tag Manager come ti ho mostrato e il tuo sito comunque non ha milioni di visite al mese, puoi andare tranquillo. Non sono questi 3, 4, 5 pixel che ti ho fatto installare o che installerai che andranno a penalizzare il tuo sito. Fondamentalmente non c'è nessuna differenza tra averli e non averli, non c'è nessuna penalizzazione. In uno dei prossimi video, probabilmente nel prossimo, ti parlerò di... probabilmente il prossimo video sarà un approfondimento su Google Analytics, però devo ancora decidere se sarà questo o se sarà invece quello appunto sulle penalizzazioni che danno, sugli impatti che i pixel di tracciamento danno sui siti. Ti ho già anticipato che gli impatti sono minimi, però ho trovato online delle ricerche interessanti, quindi voglio farci un video su questo. Spero che il video sia stato utile e chiaro. Se ci sono domande, lasciamole nei commenti. Un like se il video ti è piaciuto, condividilo con qualcuno cui pensi possa essere utile. Iscriviti al mio canale, seleziona anche la campanella e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, grazie!